Concorsi di canto sì o concorsi di canto no? Anche gli addetti ai lavori del Festival di Sanremo hanno dichiarato che i concorsi di canto sono necessari per la ricerca dei nuovi talenti. Quindi la nostra agenzia Maristar, oltre al grande Festival Voci d'Oro, si impegna a realizzare vari concorsi di canto per dare così l'opportunità ai cantanti che ci seguono di potersi esibire su palchi importanti, promozione artistica e esperienza nel mondo dello spettacolo. Anche questa terza edizione del premio La Maschera d'Oro è stato un vero successo. Nel bellissimo locale teatro ristorante Le Maschere, tutto esaurito, il pubblico si è divertito molto, passando una serata all'insegna della musica. Ha aperto la serata la vincitrice dello scorso anno, Tatiana Paggini, e il gruppo musicale formato dal nostro cantante del Festival 50 anni e dintorni, Gianluca Nicoli. A condurre la serata, intrattenendo il pubblico in modo divertente e simpatico, sempre lui, il nostro mitico presentatore Alessandro Masti, affiancato dalla bellissima Patrizia Cappellini, ormai una coppia sul palco vincente. Hanno partecipato al concorso cantanti concorrenti di ogni età e provenienti da tutta Italia, molto bravi, ognuno la propria personalità, originalità e bellissime voci, molto preparati vocalmente. Non so descrivere, vorrei imprimere ogni pensiero che hai, che ci vedo sulla carta, lo sai, scrivere sulla carta. Arrivato da Milano per noi il cantautore Gianluca Gemini, in uscita con il suo album Una vita controcorrente, che sta andando alla grande in tutta la radio d'Italia e oltre. Un altro ospite, la giovane cantautrice Ilaria Indriolo, con il suo modo di scrivere dolce e emozionante, ha debuttato con il suo primo album, Un'attesa. Per la gara una giuria molto importante, la quale ha dimostrato la propria capacità, oltre di poter giudicare, anche di dimostrare le proprie capacità artistiche. Fabio Ceccanti, insegnante di canto e autore e musicista. Gianna Consigli, cantante e pianista. Abbiamo avuto anche Amina Riofrio, specializzata in fado portoghese. Lisa Lipari, cantante e professionista. E Giampiero Vivarelli, speaker di Radio Dimensione Suona. Terza classificata Manuela Benvenuti di Firenze, che ha interpretato Cuori disegnati, una canzone di Luca Bragazzi, cantante del Festival Voci d'Oro 50 anni dintorni, e devo dire che vedere questa bellissima collaborazione fra concorrenti è davvero emozionante. Seconde classificate a pari merito le due giovanissime Maria Grazia Schei di Pavia e Alicia Mastrutti di Firenze. La vincitrice, la più votata in assoluto, Aurora Pinto, interpretando in modo eccezionale un brano di Sanremo. Risultati della serata molto soddisfacenti, musica al primo posto, unione, collaborazione e divertimento. Quindi un saluto a tutti voi e alla prossima!